Ciao a tutti, bentrovati in questa nuova puntata di Autorivoluzione, questo nuovo format che facciamo sul canale, che esce, come sapete ormai, ogni giovedì mattina alle 6 e coscienti del fatto che l'autoproduzione è la vera forma di rivoluzione. Allora, anche oggi siamo in compagnia di Katia Tarascoli. Ciao Katia e benvenuta. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, sapete che Katia collabora appunto con il canale da un po' di tempo ed è molto esperta soprattutto nell'autoproduzione di cosmetici. E infatti oggi andremo ancora a parlare di cosmetici, prodotti per la pulizia, per l'igiene personale, ecco. E con Katia stiamo portando avanti questo appunto, questo serie di video. Questo se non sbaglio, Katia, è il terzo video che registriamo, mi sembra che sia già il terzo, sì. Sì. E in cui appunto parliamo, ci concentriamo principalmente sull'autoproduzione di cosmetici. Katia ha un canale YouTube, lo state vedendo sotto il suo nome Cosmetic Island, e poi una pagina Facebook. Allora, Katia, oggi cosa andiamo a fare insieme? Allora, oggi parleremo di un prodotto che è veramente utilissimo e anche facile da fare, diciamo, che è lo shampoo solido per capelli, che in realtà è un prodotto che è molto antico come origine, nel senso che si tratta di un sapone particolare, di un sapone solido. Però è tornato molto di moda, molto in auge negli ultimi tempi, proprio nell'ultimo paio d'anni, che sappia io, insomma, Sì. che abbia visto. Perché è un prodotto che permette un forte risparmio e anche soprattutto un diminuitissimo impatto ambientale, riduce moltissimo l'impatto. Quindi un'alternativa totale, diciamo, all'acquisto degli shampoo classici al Esatto. supermercato, autoproducendoselo completamente in casa. Allora, è molto interessante quello che hai accennato, il fatto che hai accennato a questione del risparmio, certo, ma all'impatto ambientale, no? Perché sappiamo che gli shampoo in qualche modo sono estremamente impattanti, no? Dal punto di vista dell'ambiente. Allora, quali sono i vantaggi, diciamo, se puoi riassumerli molto rapidamente, di autoprodursi in casa uno shampoo piuttosto che acquistarlo, soprattutto da questo punto di vista, ecco. Sì, guarda, come dicevi tu, sicuramente si riduce tantissimo l'impatto ambientale, non solo perché gli ingredienti sono meno nocivi per l'ambiente, ma anche perché si evitano tutti gli imballaggi che può avere un prodotto comprato, quindi la plastica soprattutto e anche la carta, diciamo. E Anche perché, prego. dimmi, No, no, prego, scusami. prego, prego, scusa, pensavo. Prego. Anche perché non ha bisogno di confezioni neanche per essere conservato, quindi si può completamente lasciare sul piatto della doccia o a bordo vasca, per dire, senza assolutamente bisogno di contenitori che lo conservino. Quindi tutta la filiera, praticamente riusciamo attraverso questo atto, che di fatto, no, è un atto rivoluzionario, riusciamo a non incentivare, ecco, tutta la filiera di produzione di shampoo, che comporta ovviamente, a parte l'utilizzo di una serie di materie prime che richiedono un consumo di energia e poi appunto il sostegno di grandi fabbriche che sappiamo tipicamente a livello mondiale poi esportano dappertutto con non solo appunto uno spreco enorme di energia per la produzione, ma anche poi per il trasporto e poi ovviamente la questione degli imballi, degli imballaggi, che è una questione veramente annosa per i nostri tempi. Sappiamo che, lo dico appunto a scanso di equivoci, sappiamo che non è la plastica un male in sé, perché tipicamente la plastica sarebbe completamente riciclabile, quindi si potrebbe, diciamo, vivere con la plastica che abbiamo già, riciclandola tutta, ma il problema è appunto l'educazione al riciclo e poi il fatto che le persone la gettano dappertutto, soprattutto, e quindi questo lo vediamo, no? Spesso nell'ambiente, nei mari, questo enorme accumulo di plastica perché tipicamente, correggimi se sbaglio, è plastica, no? L'imballaggio tipico utilizzato per gli shampoo è plastica Sì, quello. assolutamente, assolutamente, perché la plastica ha le sue comodità, è molto versatile, è sterilizzabile, quindi è praticamente inerte a meno che non sia sottoposta a delle radiazioni, insomma, delle condizioni abbastanza estreme, e quindi è molto utilizzata, economica. E il problema, però, come dicevi tu, che è vero che è completamente riciclabile, però i problemi sono due: intanto che ne viene prodotta e consumata troppa. Non, cioè, diciamo che i tempi del riciclo non starebbero dietro
al consumo che se ne fa comunque. E Certo. poi anche perché, come tutte le sostanze, non è detto che quello che è riciclabile venga poi di fatto riciclato. Esatto, è proprio questo il punto, no? Tra l'altro, qualche tempo fa leggevo, che, è vero che teoricamente la plastica è completamente riciclabile, ma ad esempio in Italia abbiamo una grandissima carenza di strutture e di Altro aziende che. che sono in grado di riciclare poi tutta la plastica, come giustamente dicevi, che produciamo, e quindi c'è questo problema della sovrapproduzione, per cui appunto il riciclo non riesce a stare dietro diciamo all'intero ciclo del riciclo, appunto, cioè, un gioco di parole che... Allora, Esatto, no, volevo... no, ma è proprio questa la questione. Tra l'altro, la plastica, faccio questo piccolo inciso per Sì. ricordare un po', per ricordarci un po' a tutti che la plastica si potrebbe anche autoriciclare, nel senso che tante volte molte confezioni che noi buttiamo le potremmo riciclare per tantissimi altri usi, perché comunque alla fine sono contenitori che possono essere lavati, eventualmente disinfettati e poi riutilizzati. Io ho preso questa abitudine da anni perché producendo in casa cosmetici mi è sempre venuto comodo riciclare i contenitori miei o che mi danno le altre persone, però abbiamo perso questa abitudine perché siamo abituati all'usa e getta, no? Usiamo Certo, e buttiamo, quindi anche questo incide molto. siamo quasi addirittura incentivati, no, dal sistema e dalla Esatto. pubblicità all'usa getta. Allora, tornando a bomba, perché mi è venuto in mente di raccontare anche tutta l'esistenza e la questione del Pacific Trash Vortex, se l'avete mai visto, magari ne parliamo a fine video, è una cosa allucinante, però non vorrei troppo divagare, ecco, sulla questione. A fine video, se mi ricordo, ne riparliamo di questa cosa che è veramente molto interessante. Allora, andiamo a bomba proprio sulla questione di questa preparazione, no? Quindi andiamo a preparare uno shampoo solido per capelli. I motivi li abbiamo capiti, quali sono più che nobili, diciamo. Qu Sì. quali sono gli ingredienti e poi dopo come si procede in maniera semplice alla creazione. Sì, allora gli ingredienti in realtà sono pochi e abbastanza semplici, nel senso anche di semplice reperimento. Perché fondamentalmente lo shampoo solido, essendo un sapone, si produce con gli ingredienti classici del sapone, quindi acqua essenzialmente, oppure qualche infuso vegetale, anche lì mirato sul proprio tipo di capelli, per esempio potrebbe essere un infuso di ortica per i capelli grassi, di camomilla per i capelli chiari, eccetera. La Sì. soda caustica, che è l'agente fondamentale per far sì che avvenga la saponificazione, cioè quella reazione chimica che trasforma i grassi vegetali in sapone. E questo è l'unico ingrediente a cui c'è da fare un po' di attenzione perché è l'unico che è un po', diciamo, irritante, quindi è un pochino pericoloso. La soda caustica è, diciamo, nota come soda caustica, però si trova anche, perché il nome reale di base è idrossido di sodio, no? Questo lo diciamo Esatto, perché sì. magari alle volte si trova idrossido di sodio e non si capisce Sì, che... Prego, scusa, non volevo esatto. interromperti. No, no, hai detto giustamente, se si trova la dicitura idrossido di sodio, quella è soda caustica, proprio la classica soda che si usa per preparare i saponi. Ed è quella che si usa per esempio anche negli scarichi domestici, per dire, no? Un po' come l'acido muriatico, ecco, lo stesso uso. Poi, per invece proprio far avvenire la saponificazione, quindi dare questo substrato per la saponificazione, si usano degli oli vegetali, quindi possono essere l'olio d'oliva, di ricino, di jojoba, di cocco, anche qua si possono tarare in base all'utilità per i capelli. Quindi se magari per un sapone da bucato, ad esempio, con la stessa preparazione uso la maggior parte di olio d'oliva, per i capelli sarà molto indicato usare l'olio di cocco, per esempio, o l'olio di ricino, che hanno delle loro proprietà specifiche per i E in capelli. particolare la soda caustica e questi oli vegetali e essenziali, appunto, dove si possono trovare? Dove si possono acquistare? Allora, la soda caustica si acquista, allora, in certi paesi si trova anche al supermercato, però ormai è difficile. Anche qui in Emilia, ad esempio, i posti in cui la trovo sono o il NaturaSì, per dire queste catene di prodotti naturali, Sì. perché molti si avvicinano all'autoproduzione, come clienti di queste catene. Oppure anche in negozi che vendono detersivi per la casa e per la cura del corpo, prodotti per la cura del corpo in generale, quindi ad esempio Tigotà, la saponeria,
poi varieranno un po' da regione a regione, comunque il tipo di punto vendita è questo, ecco, prodotti per la casa, diciamo, detergenti per la casa. Stavo guardando adesso mentre raccontavi che si trova anche online, vedo che è Si più. trova online, Sì. assolutamente, anzi forse quello online è migliore perché è più pura, tolgono anche le impurità metalliche, no? Per cui il sapone viene meglio. E gli oli essenziali li trovate al Natura, sì, li trovate in erboristeria, in farmacia, lì la differenza si tratta principalmente del prezzo, ecco. Cioè la differenza maggiore è quella del prezzo a seconda di dove si comprano. E invece gli oli vegetali si trovano tranquillamente nel reparto alimentare ormai di tutti i supermercati, anche l'olio di cocco, tutti gli oli di semi vari si trovano tranquillamente in qualsiasi catena ormai, perché sono considerati cibi etnici e quindi li trovate casomai nel reparto dei cibi etnici, se non proprio in quello, diciamo, dei condimenti, ecco, tradizionale. Allora immagino che chi ci sta ascoltando abbia in testa uno dei pensieri tipici, no, di chi si approccia all'autoproduzione, ma quanto tempo ci impiego io a fare uno shampoo solido per i capelli? Cioè non mi conviene di più andare a acquistarlo al supermercato? Allora, guarda, sempre come sai, nell'autoproduzione quello che incide molto è la passione, quindi diciamo, la voglia, no, di autoprodurre, e poi anche il fatto che come dire, si può preparare anche in questo caso un prodotto su misura, e soprattutto nella quantità sta il vantaggio, Cioè no? Perché farne tu tanto in una quando. volta sola, intendi? Sì. Esatto, tu in realtà con pochi ingredienti puoi produrre, magari l'acquisto degli ingredienti di per sé ti costa sicuramente di più di un flacone di shampoo, però diciamo che con gli stessi ingredienti produci diversi pezzi di sapone di shampoo solido. E dopo naturalmente Quindi la conservazione immagino sia a lunghissima distanza, no? Nel senso che si conserva per tanto tempo, no? Quindi sì, puoi farlo una volta all'anno, ad perché. esempio, una volta ogni 2 anni, non lo so. È Esatto, possibile? anche sì, Te lo chiedo assolutamente, perché perché sì. no, è vero, è un punto che non abbiamo toccato che è assolutamente fondamentale, no? Infatti anche molte persone lo chiedono anche a me e è una domanda che mi fanno spesso, siccome anche questo è un preparato a base di soda caustica, una volta maturo la soda caustica non è più aggressiva, nel senso che serve appunto per creare il sapone, trasformare gli oli in sapone. Però la sua presenza fa sì che il pH rimanga sempre un po' basico, Sì. quindi un pH che è molto sfavorevole alla proliferazione di batteri, di muffe, eccetera. Infatti, se vedete anche nelle saponette comprate per dire al supermercato, voi le potete lasciare anche, dimenticarvele proprio anche in bagno, sul lavandino o in uno sportello di un mobiletto, e anche dopo anni, con umidità e tutto, non si formano assolutamente né muffe né batteri, proprio perché. Per una questione di proprio Sì, per chimica, come è fatta. il pH sfavorisce, diventa un autoconservante in pratica, sfavorisce la crescita dei microrganismi, per cui si conserva tantissimo, teoricamente all'infinito, diciamo, Quindi finché non infrancidisce, diciamo ecco. per la preparazione pratica è rapidissima, giusto? E dopo c'è qualche tempo Sì. La preparazione è rapida, bisogna avere, come ti dicevo, l'accortezza di prepararla un attimo, nel senso Sì. che bisogna indossare assolutamente guanti e possibilmente anche una mascherina per evitare, soprattutto le prime volte quando magari si ha meno manualità, che qualche schizzo o i vapori di soda possano irritare un pochino gli occhi, la pelle, ecco, insomma, per evitare gli schizzi, anche se in realtà è un rischio marginale, però è sempre Sì. Allora, meglio usare le precauzioni. così lo dico perché appunto poi Sì. ricordo ancora queste cose le avevo studiate all'università al tempo, che Sì. l'idrossido di sodio è una sostanza che di suo, in natura di suo, diciamo, non è particolarmente corrosiva quando è da sola, cioè a contatto con la pelle nell'immediato non fa quasi Bravo. niente, no? Il problema è quando viene a contatto con l'acqua. Mi ricordo bene, Esatto. no, questa cosa, giusto? Assolutamente, sì, Bene. perché è quando viene a contatto con l'acqua che sprigioni innanzitutto del vapore. Perché scatena una reazione esotermica, quindi produce calore proprio interno alla reazione, senza fornirglielo dall'esterno. E infatti, questo oltretutto mi aggancio per integrare il discorso della Sì. preparazione,
che il fatto che la soda a contatto con l'acqua produca calore e un intenso calore, porta praticamente l'acqua a ebollizione, diciamo, è stato creato appunto il cosiddetto metodo a freddo, che è molto comodo per preparare questi saponi, perché appunto sfrutta il calore della soda, cioè in pratica sciogliendo la soda nell'acqua si crea questa reazione esotermica, l'acqua quasi immediatamente raggiunge una temperatura sugli 80-90 gradi. E questo fa sì che una volta mescolata agli oli, crei la temperatura giusta per cominciare a mescolare il tutto e creare la pasta di sapone. Quindi diciamo, facciamola proprio, no? Se si puoi spiegare Sì, rapidamente, beh, l'hai già accennato certo. naturalmente come funziona, però per chi ci ascolta e vuole dire, ok, allora adesso io ho capito, devo prendere tutte le precauzioni, devo stare attento alla soda, Sì. soprattutto quando la metto in acqua, perché appunto lì diventa particolarmente pericolosa. Ho acquistato tutti i miei Esatto. ingredienti, mi sono messo i miei occhialetti per evitare che mi schizzi negli occhi, dei guanti per evitare che mi tocchi, non ho intorno niente che posso danneggiare, allora Ho la finestra aperta, altra cosa ecco, ho la finestra aperta importante. perché poi i vapori sono pericolosi anche quelli. Allora, fatto questo, come si procede? Com'è proprio il procedimento pratico? Allora, praticamente il primo passo è molto semplice, si pesano in una bacinella, possibilmente di vetro, tutti gli oli. Quindi io peso a seconda della quantità di oli che voglio mettere, li peserò tutti insieme in una bacinella di vetro. Sì. Poi peso la soda, per fare il calcolo del peso corretto ci sono delle tabelle che ormai sono presenti anche su internet che si chiamano coefficienti di saponificazione, che ti danno la quantità di soda necessaria a seconda del tipo di olio e della quantità di olio che usi. Sono dei coefficienti, in pratica numerici, dei numerini con la virgola, che tu usi moltiplicandoli per il peso dell'olio. E in quel modo ottieni la quantità di soda che devi usare. Ad esempio, voglio usare 100 grammi di olio di oliva. Vado a vedere il coefficiente della soda, è 0,34. Adesso sto dicendo dei numeri Sì, a ma perché caso. il coefficiente della soda può cambiare da soda a soda anche per quello che deve essere guardato, oppure è sempre uguale? No, allora sì, se la soda è pura varia di qualche decimale, Sì. però diciamo che varia soprattutto in base agli oli usati, Ah, perché ognuno ok, ha il va suo. bene. Quindi ad esempio se uso 100 grammi di olio d'oliva e ho un coefficiente di 0,34 per l'olio d'oliva, farò una semplice operazione, 100 per 0,34 e ottengo 34 grammi di soda che dovrò utilizzare. Ma scusami, non so se ero distratto un attimo, che stavo guardando una cosa, ma questo coefficiente dov'è che si trova? Si possono trovare, allora io al tempo li trovavo sui libri e sulle Ah, pubblicazioni sì. specifiche, adesso per fortuna si possono trovare anche su internet, sono tabelle completamente scaricabili, gratuite, li trovate anche in PDF, molto complete perché c'è praticamente qualsiasi tipo di Va bene, grasso. allora magari ne cerchiamo qualcuna dopo e ne mettiamo una in Sì, descrizione sotto qua esatto. nel video, così, e se ho capito bene, correggimi se sbaglio, in base al tipo di olio che vuoi utilizzare, vai a cercarti questo coefficiente e sai quindi quanto di soda devi mettere. Esatto, e Perfetto. attraverso questo semplice calcolo che ha una Sì. moltiplicazione semplicissima. L'acqua invece deve essere un terzo degli oli, quindi anche lì pesiamo prima gli oli e poi calcoliamo l'acqua, facendo appunto dividendo la quantità di oli per 3. E poi una volta che abbiamo i nostri oli pesati, li mettiamo da parte. E andiamo a creare la soluzione di soda caustica con l'acqua. Qui Ok. c'è un'accortezza importante da tenere presente, che è quella di pesare prima l'acqua e poi la soda separatamente e poi unire la soda all'acqua. Quindi mai fare il contrario. Ok. Quindi si mette l'acqua e poi si aggiunge la soda nell'acqua. Esatto, Ok. c'è un detto, no, tra i preparatori che è mai dare da bere alla soda, nel senso di mai versare l'acqua sopra la soda, perché appunto scatenando una reazione esotermica, se c'è poca acqua che finisce su qualche granello di soda, potrebbe dare origine proprio a una specie di piccolissima esplosione, insomma, di schizzo, che è più pericolosa ovviamente, soprattutto se uno non se Eh l'aspetta, no? Quindi è certo. meglio
È meglio pesare l'acqua e poi versare dentro la soda, che comincerà a reagire, ma non in maniera così violenta, Ok, quindi diciamo. cosa si deve aspettare una persona che versa appunto, che unisce questi due ingredienti, di vedere, diciamo, fisicamente, così lo diciamo, così Ah, uno la non si reazione è spaventa. spettacolare, la reazione è spettacolare, tant'è vero che l'ho preparata anche con dei bambini nelle scuole elementari, naturalmente facendola io. Ma è spettacolare perché si comincia a vedere l'acqua che bolle proprio, che Sì. libera vapori, che condensa il vapore proprio intorno al recipiente, e senza il fuoco sotto, quindi è come se cominciasse a bollire per magia, Ah, no? ok. Si vede proprio appena si mescola col cucchiaio, dopo qualche secondo comincia proprio la reazione a liberare calore e siccome è molto intenso comincia a emanare anche vapore, no? Quindi proprio è come se fosse un recipiente di acqua bollente senza il fuoco sotto, è spettacolare da vedere. E lì è meglio però, siccome i vapori sono di soda, misti ad acqua, è meglio comunque lavorare vicino a una finestra aperta, insomma con una fonte di aria normalissima, Sì, ecco, e... proprio basta una finestra aperta. Fatto questa operazione, come si vedrà poi nelle parti di video, si lascia raffreddare un pochino l'acqua, la soluzione di soda, fino a che da torbida ritorna ad essere trasparente. Quando diventa trasparente, che la soda scompare, diciamo, sembra che sia solo acqua, allora lì ha raggiunto la temperatura giusta per essere mischiata agli oli. Ok. Quindi la si mischia agli oli, si mescola un pochino con un frullatore a immersione, è meglio perché la procedura diventa più veloce, fino a che non si raggiunge uno stadio che si chiama nastro. Cioè si raggiunge la consistenza di una crema pasticcera in pratica dove se si cerca di disegnarci sopra, ad esempio con un cucchiaio, rimane la forma del cucchiaio, ecco, quindi rimane imprimibile. Ok. Ecco, quello è lo stadio giusto per aggiungere gli oli essenziali desiderati e poi versare il tutto negli stampini. Ok, per chi non sapesse cosa sono gli oli essenziali, sono Sì? dei profumatori sostanzialmente, no? Allora, hanno anche delle loro Sì. proprietà specifiche, sono in realtà dei concentrati di estratti vegetali, Sì. quindi hanno anche le loro proprietà. Nel sapone si usano principalmente come profumatori perché diciamo che la soda, essendo aggressiva, tende a distruggere un po' le proprietà di qualsiasi composto Certo. e quindi si usano essenzialmente come profumazioni. Ok, e una volta fatto questo preparato bisogna attendere un po', no? Metterlo da parte, Esatto, giusto? sì. Allora, questa preparazione in tutto richiede più o meno una mezz'oretta, insomma, abbastanza rapida. E una volta che questa crema di sapone è colata negli stampini, dobbiamo coprire lo stampo con un foglio di velina, idealmente metterci sopra un giornale oppure uno strofinaccio asciutto e lasciarlo solidificare. In genere ci vogliono 24-48 ore, dipende dagli oli Sì, ma utilizzati. usi degli stampini perché così hai vari saponetti, tra virgolette, Sì, di shampoo da usare esatto. un po' alla volta, no? Faccio Ma è... vedere un esempio di shampoo ottenuto, ad esempio. Sì? Questo è ottenuto con una formina di silicone, scusate, questo lo sto usando Sì? attualmente, quindi non è nuovo, è ottenuto con una formina di silicone di quelle per i muffin, per Sì, se lo dirti. metti un po' più in alto perché era Ah, un po' sì, sotto scusami. l'inquadratura. Si vede Ah, una così? formina classica dei muffin. Sì, Quindi esatto. può... Riempita per circa un terzo in modo che non diventi un sapone troppo pesante e quindi è già sufficiente quello. Il silicone è comodo perché poi basta spingere, una volta che è solida la formina, basta spingere con le dita nel retro e viene praticamente Viene estratta da fuori, sì, si sola. fa quel lavoro Sì. con le dita, con i due pollici da dietro, no? E quindi Esatto. poi lo lasci nella formina per quanto tempo prima di usarlo? Allora, nella formina in realtà ci resta dalle 24 alle 48 ore finché si solidifica. Ok. Dopodiché, si estrae dalla formina, da questi stampini, e si mettono tutti i pezzi di shampoo, li si mette in un posto, asciutto, quindi tipo anche una stanza della casa, per dire, insomma, un garage, basta che non ci sia molta umidità. E lì si lasciano stagionare per almeno 3-4 settimane. Girandoli ogni tanto, magari un giorno sì, un giorno no, si cambia faccia esposta all'aria, diciamo così, può stagionare completamente. E questo perché si fa, ed è importantissimo farlo,
perché appunto dobbiamo dare il tempo alla soda caustica di reagire completamente e trasformare tutti gli oli in sapone, e in modo che il nostro prodotto non sia più aggressivo e non sia più troppo basico, insomma, sia Quindi utilizzabile. non si può usarlo, diciamo, fino a quando non sono passate queste settimane non si può usarlo, Esatto, non si deve esatto. proprio usarlo, bisogna lasciarlo lì Non si deve 3-4 usarlo settimane. perché, sì, allora non è dannosissimo, però è chiaro che è aggressivo ancora Certo, perché la certo. soda è ancora quasi completamente intatta, non è trasformata in sapone, no? Quindi bisogna proprio attendere il tempo di saponificazione, in media, insomma, è circa un mesetto, ecco. Va bene, allora è molto interessante, penso che appunto la preparazione non è, cioè è semplice dal punto di vista operativo, bisogna fare un attimo quel calcolo con la cosa, Esatto. ma ad esempio di questo sapone che hai fatto, che hai mostrato, no? Se una persona volesse replicarlo così proprio pari pari, Sì, riesce a sì. dare una ricetta proprio che uno dice ok, faccio esattamente come ha fatto Katia, lo faccio uguale così non so fare questo calcolo della soda, della percentuale, delle vie di... Certo. Riesce... Sì, guarda, nella ricetta che poi inseriremo nel Sì. Ok. video, ci sono già tutte le percentuali di olio, acqua e soda calcolate. E anche degli oli essenziali, Sì. diciamo, che ho usato. Allora la scriviamo anche sotto in descrizione, trovate proprio la Certo. ricetta base, semplicissima, con i pesi giusti, tra virgolette, così sapete esattamente che se usate quella soda, quell'olio essenziale e quella quantità di acqua, vi esce quel sapone che ha fatto Katia. Molto semplice perché immagino che molti, magari sai, quando sentono parlare di conti, di fare virgole, eccetera, si spaventano Esatto. anche se poi non è complicato in realtà, No, non però... è assolutamente complicato, però capisco che i primi tempi magari anche andare a cercarsi coefficienti non è semplice. Io nelle ricette che posto ho già calcolato perfettamente la quantità di soda usando quella tabella, quindi se uno segue la ricetta non ha bisogno di fare nessun calcolo se non le pesate sulla bilancia, però non c'è bisogno di fare nessun calcolo, è semplicissimo Va proprio. bene, allora per quanto riguarda invece il risparmio, no? È molto interessante la questione del risparmio, cioè Sì. se ci facciamo questo shampoo in casa, considerando che gli shampoo comunque hanno un certo costo, sappiamo che al supermercato si va dall'euro, quelli più economici, fino anche insomma, arrivare a cifre più importanti, quanto possiamo pensare di risparmiare? Poi con un lavoro, con un tempo di impiegato di una mezz'ora per preparare qualcosa che poi possiamo avere praticamente per tutto l'anno, quanto possiamo pensare di Esatto. arrivare a risparmiare? Non lo so, a linea di massima, eh? Guarda, sì, i calcoli precisi non li ho mai Sì. fatti perché appunto io abitualmente autoproduco, quindi ormai sono lontana un po' dal mondo dei Sì. confronti, dei prezzi attuali, Ma eccetera. magari li facciamo Però, al volo, magari, dai, anche, giusto per così. certo, Sì. sì. Però guarda, allora, ad esempio, per la ricetta che ho postato si può adattare a 1 chilo di oli vegetali Sì. e quindi dopo misurare le conseguente quantità di soda e di acqua. E da 1 chilo di oli vegetali si ottengono dalle 35 alle 40 formine di shampoo, quindi immagina quanto, cioè con 1 chilo di olio d'oliva, per esempio, 1 chilo di oli sommati in totale, cioè se ottieni idealmente, se sei da solo, cioè se una persona lo produce solo per se stesso, ottiene shampoo per 3 anni in pratica. Vuol dire shampoo per 3 anni, hai voglia a... È vero che dipende anche dal consumo che uno ne fa, però hai voglia a Sì. comprarne perché una confezione di shampoo, facciamo mediamente che le persone acquistano gli shampoo di una certa marca, che mediamente costano sui 2,53 euro, quelle di una certa Sì. marca, co conterranno forse 200 di shampoo. Sì, 200, massimo 250 ml, quindi pochino, un po' pochino, Sì, diciamo. hai voglia di risparmiare perché adesso se, magari il conto preciso adesso è un po' complesso da fare, però voglio dire, uno dice sì, io risparmio 3 euro, 2,50 euro, 3 euro, 3,50 euro quelli che sono di un singolo shampoo, però da solo magari ti fa un risparmio annuale di 100, 200, 300 euro quello che è, però se sommiamo a questo altre forme di risparmio dovute all'autoproduzione di cui racconteremo e stiamo raccontando in questi video del giovedì mattina, poi alla fine dell'anno la differenza si vede, no? Si vede come. E poi con un lavoro di quanto? Di una mezz'ora, quindi pochissimo, Sì. dopo puoi
Sì, il E... lavoro è pochissimo perché poi il resto diciamo che lo fa da sola la soda in autonomia, nella maturazione, quindi il lavoro che impieghiamo noi è pochissimo, il costo degli ingredienti è molto molto contenuto, la quantità che se ne ottiene è molta, Si certo vedeva che la aumentando il soda si prezzo. paga 7, costava 7 euro, visto rapidamente un... Non, sto Guarda, io in guardando. realtà Dimmi. la compro, in realtà la compro abitualmente da Tigotà o alla saponeria e la pago credo 3 euro una confezione da mezzo Ah, chilo, sì. Sì, avevo quindi visto anch'io che era il chilo, online avevo visto che si trovava un chilo sui 7 euro, avevo visto, quindi ci sta esatto, più o sì, meno, quindi più sì. o meno il prezzo è quello, però conta che con 1 chilo di soda questa preparazione la si fa una decina di volte, Capisci? eh. Una Quindi decina di volte facendo con 1 chilo di olio ogni volta. Eh Quindi sono sì, di. perché più o meno sono 130 grammi di soda, sboccio ogni volta, quindi cioè, no, veramente il Sì, risparmio fai una è produzione, elevatissimo. voglio dire, non dico che ti fai con 1 chilo di soda, ti fai lo shampoo per 3-4 anni, ma Ah, probabilmente guarda, anche di più. praticamente sì, praticamente sì. Certo, per una famiglia dura un pochino Sì, meno, chiaro. però insomma, comunque parliamo sempre dell'ordine dei 2 anni, in media anche per una Sì. famiglia. E poi il vantaggio di questo shampoo, un altro dei vantaggi, è che non ne viene sprecato un singolo grammo, perché mentre per gli shampoo liquidi, io ad esempio ne so qualcosa perché ho molti capelli, sono lunghi, eccetera. E molto lo sprechi, no? Perché comunque non riesci a usarlo completamente, anche diluito, a usarlo del tutto senza che venga sprecato con Certo, il risciacquo. certo. Invece in questo caso lo utilizzi completamente, ogni singolo grammo, Perché poi, scusa, quindi. l'utilizzo pratico, essendo una saponetta, come lo applichi sui capelli? Cioè, immagino che lo bagnerai. Esatto, sì, è molto semplice. Ci sono 2 modi per utilizzarlo. Se hai i capelli corti, lo puoi proprio prendere tra le mani, sfregarlo così, non so se si vede, lo Sì, sfreghi si come una vede. normale saponetta bagnata e poi te lo passi sulla testa. Certo. E massaggi la schiuma come uno shampoo normale e lo Fa risciacqui. una bella schiuma Sì. come uno shampoo Fa una classico. bellissima schiuma perché l'olio di cocco soprattutto fa una schiumetta che sembra una crema ed è molto, molto sgrassante, molto detergente, però è delicato allo stesso tempo. Sì. Invece se hai i capelli lunghi, tanti come me, il metodo migliore è proprio bagnarlo e sfregarlo così sui capelli bagnati, per bene dappertutto, in modo che si ottiene una bella emulsione e sembra proprio di utilizzare uno shampoo liquido, nell'uso non c'è. Allora lo dico per chi magari è un po' impaurito dalla soda caustica perché pensa che sia qualcosa di... Ok, è un materiale, una materia aggressiva, bisogna stare attenti a tutto, però appunto lasciata riposare, eccetera, poi dopo sui capelli non causa danni. Vi ricordo, ve lo dico, magari non lo sapete, ma quando comprate i Brezel, quelli tedeschi classici, quelli per avere quella cosa scura intorno vengono lavorati proprio con la soda caustica, quindi non è il Esatto. male questa cosa, ok? Bisogna però saperla utilizzare e fare delle prove, eccetera. Bisogna avere un po' di precauzioni, come sempre quando insomma, per dirti anche quando si pulisce semplicemente il bagno, se si deve usare dell'acido muriatico, che poi è l'acido cloridrico Sì. molto diluito, bisogna comunque fare attenzione, usare i guanti e anche se non è pericoloso, nel senso se ci si schizza una mano non succede niente, però è chiaro che è un pochino irritante, ecco, è meglio evitarlo. Allora, poi c'è tutta una questione molto interessante sulla qualità dei prodotti, perché tipicamente gli shampoo che acquistiamo al supermercato non sono fatti solo di questi ingredienti, ma contengono anche altri ingredienti che servono, ad esempio, a creare delle patine sui capelli che li fanno sembrare più lucidi, più belli, eccetera. Cioè, dal punto di vista qualitativo, si ha, no, un vantaggio anche per la cura dei nostri capelli ad utilizzare un prodotto di questo tipo rispetto ad uno shampoo pieno di petrolio, tra virgolette, che compriamo al Assolutamente. supermercato. Assolutamente. Allora, intanto c'è da fare una piccola distinzione importante, se per caso ci fosse qualche chimico in Sì. ascolto o qualche persona che se ne intende. Chiaramente le formulazioni liquide, per forza contengono ingredienti di diverso tipo rispetto a quelle solide, no? Anche nel caso dei detergenti.
Il problema non è tanto la diversa formulazione, quanto cosa c'è in questa formulazione, perché come dicevi tu, la maggior parte degli shampoo è piena di derivati del petrolio o di siliconi, Sì. in parte perché vengono usati come tensioattivi, quindi come agenti lavanti al posto del sapone vero e proprio, perché sono più economici, e Certo. in parte perché servono a dare quell'aspetto sano, artificiale, quindi lucido, Lucido, eh. setoso, eccetera, ai capelli, che però è un effetto completamente artificiale, tant'è vero che quando poi cambiate marca di shampoo, per esempio, vedete che i capelli sono completamente rovinati sotto perché una volta che viene sciacquata via col tempo questa guaina di silicone, il capello sotto è super sofferente perché non ha Viene respirato, non ha avvolto potuto da questo silicone, da questo respirare. petrolio. Esatto. Come avvolgerlo di plastica in pratica? Noi non ce ne accorgiamo perché è invisibile, però l'effetto è quello. Scusami, una sola Prego. cosa che devo dire nell'utilizzo, mi è venuto in mente adesso perché abbiamo parlato di prodotti liquidi che quindi sono bilanciati come pH, no? Anche, hanno ingredienti diversi anche perché il pH deve essere bilanciato sul lievemente acido o neutro. Questa cosa nel sapone solido non c'è, nel senso che essendo fatto con la soda caustica, anche una volta maturato rimane sempre un po' debolmente acido, come dicevamo Sì. prima. È uno dei motivi per cui si conserva. Questa cosa non è di per sé dannosa, solo che con l'uso nel corso del tempo ai capelli potrebbe dare un pochino di accumulo di sali per un motivo chimico che non sto a spiegare, Sì. comunque perfettamente naturale. Per contrastare questo, diciamo, piccolo inconveniente, io consiglio, se non a ogni utilizzo, almeno ogni due o tre utilizzi, quindi ogni due o tre lavaggi, di fare un semplicissimo risciacquo acido. Quindi con semplicemente un bicchiere di acqua tiepida con di sciolto un cucchiaino d'aceto o un cucchiaino di succo di limone. Ecco, usare quello come risciacquo finale in modo da togliere questi eventuali sali che si potrebbero depositare. Certo, poi Un rimedio della nonna, diciamo. certo, però voglio dire che sono rimedi naturali che metti Sì, in molto pratica. economici, naturali, Sì. l'aceto, tra l'altro le sostanze acide sul fusto capillare fanno benissimo perché aiutano a chiudere le squame naturalmente per una questione elettrostatica, quindi è comunque consigliato un risciacquo acido lo stesso, anche in caso di shampoo liquidi. Ecco, io vorrei dirvi questo, quando passate, e me lo auguro che lo farete, quando passerete dall'utilizzo degli shampoo industriali all'utilizzo di uno shampoo così naturale, naturalmente vi ritroverete ad avere dei capelli che sono, li sentite diversi, no? Inizialmente. E Assolutamente. il primo impatto potrebbe essere quello di dire, ah, ma che schifo, questa cosa non funziona, è brutto. In realtà all'inizio hai il problema che i capelli sono rovinati da anni di utilizzo di shampoo industriali. Quindi, come dire, associ questo nuovo shampoo che ti sei fatto in casa con il fatto che i tuoi capelli sono brutti, ma non è quello il problema, è che sotto sono rovinati da anni. Quindi, quello che bisogna fare è non demordere, continuare a lavarli per un certo periodo in quel modo e poi dopo un po' troverete che i capelli diventano molto migliori di prima e state facendo qualcosa di buono per l'ambiente, sono più sani, avete meno problemi e quindi diciamo, voglio dire, è importante dirlo, no? Perché alle volte ci dice, ah, come quando si cambia dentifricio si utilizza quello fatto in casa, no? Non hai più Sì. quella sensazione che ti dà il dentifricio classico, però poi alla lunga invece hai dei benefici. Meglio per tutto, per le gengive, per lo smalto, assolutamente. Questo è un tasto molto importante, infatti nei vari corsi che ho tenuto negli anni, questa è un'obiezione che mi è stata fatta parecchie volte, no? Dalle donne soprattutto. Mi dicono, ma io quando sono passata dagli shampoo del supermercato, shampoo di profumeria, eccetera, a quelli fatti in casa o a quelli eco-bio, quindi che non hanno siliconi, non hanno paraffine, eccetera, i miei capelli improvvisamente sono diventati bruttissimi, crespi, ingestibili, eccetera, hanno rivelato delle doppie punte che prima non avevano. In realtà questo succede perché, come dicevamo prima, una volta che viene sciacquata completamente la guaina di plastica artificiale che questi prodotti, industriali nel tempo hanno fatto accumulare sui nostri capelli, il capello poverino sotto si rivela per quello Per che è. quello che è realmente, non Quindi più va nascosto. stressato, desquamato, scolorito il più delle volte perché i danni in realtà c'erano, ma sono sempre stati nascosti da questi
da questi artifici, diciamo, usati nei prodotti industriali, Certo, ecco. ma evidentemente è molto più facile far sembrare che sia bello nascondendo i problemi dal punto di vista proprio commerciale, diciamo, che dare un prodotto veramente più. Anche perché poi se ti accorgi che col tempo i tuoi capelli non sono belli perché stai usando questi shampoo appunto industriali, poi sei automaticamente spinto ad acquistare magari quelli più costosi perché pensi che quel prodotto lì economico magari non funzioni bene. Oppure esce un nuovo prodotto che ti dice questo sì che è veramente lo shampoo giusto per te, tu ce l'hai rovinati da anni, allora cambi prodotto e vai avanti a seguire questa ruota infinita di continuo acquisto, continua rincorsa del prodotto migliore per te, e invece sono tutti prodotti tremendi che non funzionano bene. Poi sul mercato ci sono anche prodotti validi, eh. Paradossalmente per quanto riguarda gli shampoo poi è quasi più facile trovare shampoo di qualità a un prezzo più basso nei È discount vero, che quelli delle grandi catene, della grande distribuzione, vero, assolutamente, vero, no? assolutamente. Che tante volte Perché andare. guarda, in realtà quelli di prezzo elevato, e ci metto dentro anche quelli di farmacia tranquillamente, puntano molto al risultato artificiale, perché le persone quando li comprano, non so come dire, se spendono ad esempio 30 euro per uno shampoo, ne ho visti di tutti i prezzi. Quello che cercano è il risultato Eh sì. immediato, cioè se immediatamente questo shampoo non ti fa veramente la differenza agli occhi, al tatto, eccetera, tu dici ma chi mi fa fare, chi me lo fa fare di buttare 30 euro, allora torno a comprarlo al supermercato. Invece loro puntano molto su questa differenza. Eh sì. Guarda, mi viene in mente così un esempio casuale che non c'entra con gli shampoo, ma è sempre inerente allo stesso discorso. Una volta io scrivevo su un forum di cosmesi naturale, di preparazione, eccetera, e c'era una ragazza che scriveva che appunto lei era disperata, non sapeva più che fondotinta usare perché aveva un'acne talmente terribile che non riusciva più a coprirla, no? Allora io gli ho scritto sotto, ma guarda, gli ho detto prova a stare semplicemente un mese senza mettere niente sulla faccia, solo la crema idratante la Sì. sera, naturale possibilmente. Gli ho detto, oppure dell'olio di jojoba, insomma, qualche olio leggero, gli ho detto, e poi vedrai che non hai più bisogno neanche del fondotinta, no? E lei mi ha detto, io no, non posso assolutamente uscire di casa, così gli ho detto, guarda, cerca di fregartene per un mese, insomma, vedi se lo puoi fare, vedrai che ci saranno i risultati. Mi ha scritto puntualmente dopo un mese sotto al post del forum dicendo, guarda, ho provato tutti i prodotti immaginabili della terra, mi è bastato stare un mese Senza senza mettere niente sul niente. viso, che non ho avuto più bisogno di niente. Ma Veramente. infatti il trucchetto è quello, un po' come dicevamo del burro cacao l'altra volta, no? Anche i prodotti cosmetici come i fondotinta sono, come si direbbe con un termine preso in prestito dalla chimica, dose dipendenti, no? Cioè tu più ne usi, più hai bisogno di usarne, perché Certo. ti escono imperfezioni dovute a quelli che tu devi coprire con l'utilizzo degli stessi prodotti. Quindi è un discorso di È il marketing mercato è di consumo. contentissimo che le cose vadano in questo modo e le Esatto, ah, li incentiva. creano apposta Eh sì. così, sì, li creano apposta così. Incredibile, no? Come si comprende poi quando facciamo questi dialoghi, come veramente l'autoproduzione sia una rivoluzione. Ne parlavo Sì. anche ieri con chi ho registrato, ieri con Stefania ho registrato, ecco, e dicevamo esattamente la stessa cosa, cioè. Sembra la cosa più semplice del mondo, più inutile, no? Più inutile, più così, più anche stravagante, strana, e invece in realtà è una forma di rivoluzione incredibile. Se le persone prendessero coscienza di queste cose, lo capissero veramente e dedicassero mezz'ora in un weekend per prodursi anche soltanto lo shampoo, quali benefici troverebbero e come cambierebbe il mercato, no? Quando si dice che la vera rivoluzione è una rivoluzione individuale, è esattamente questo, no, il concetto. Pazzesco, guarda, Vero. quando mi racconti queste cose poi a me viene proprio la pelle d'oca perché penso a come siamo imbambolati da un sistema che ci prende in giro continuamente proprio, no? Continuamente. È una questione culturale, guarda, perché vedi come è cambiata nel corso delle generazioni, no? Ti faccio l'esempio, per mia nonna comprare qualcosa era invece completamente rivoluzionario, no? Lei aveva la mentalità per cui perché devi comprare una cosa che ti puoi produrre in casa, no? Certo. Per noi è l'esatto contrario, cioè perché devi fare, tra virgolette, lo sfigato che si produce in casa qualcosa quando puoi andare al supermercato, spendere 2 euro
e la compri, te la trovi già pronta, fatta e Sì, perché poi conservata. è quello. Si è proprio ribaltata Sì, la mentalità. poi è quello è triste, no? Il fatto che veramente non si capisce, cioè si capisce, ma non si capisce perché deve essere considerato sfigato quello che si fa, quella che si fa le cose in casa, no? Veramente ci auto. Perché passi per il povero, cioè a Sì. me tante volte è stato fatto questo discorso, questa correlazione al dire, vabbè, ma tu ti produci in casa tutto perché, tra virgolette, passami il Sì. termine, sei la poveretta che non può Non ce fare la la fa coi spesa sotto soldi, sì. casa, no? Esatto. In realtà non è così, nel senso che sì, è chiaro che c'è ovviamente. Uno può anche farlo per il mero aspetto del risparmio, Sì. no? Perché c'è effettivamente c'è un grosso risparmio, però non è collegato solamente a quello, anzi, io per dirti sono partita principalmente per tutt'altre ragioni, no? Però Certo. passi per la persona che, no, se devi autoprodurre qualcosa vuol dire che non te lo puoi permettere, no? Passa questo Sì, messaggio. e le ragioni sono la qualità di quello che ti metti in testa, parlando dello shampoo, il risparmio, chiaramente, Esatto. il rispetto per l'ambiente, che sono tre cose che, diciamo, non dico poco se dico salveresti il mondo con queste tre azioni, con questi tre obiettivi della tua vita, se ognuno li avesse, e invece no, invece noi, tra di noi, come popolo, ci diamo vicendevolmente degli sfigati se non lo, fa se lo facciamo, no? È una cosa, un condizionamento. È triste perché non è colpa nostra, ma è proprio un condizionamento della società consumistica, no? Perché se tutti noi, come hai detto anche tu giustamente più volte, smettessimo di consumare, alla fine siamo noi che dettiamo le regole del Eh sì. mercato, no? Quindi il mercato su cosa punta? Sul fatto che i consumatori debbano essere una mandria di pecore istruite in un certo modo, no? Perché ovviamente i consumatori quando è che fanno pressione? Quando sono in tanti a chiedere qualcosa, no? Chiaro. E quindi finché c'è il singolo che passa come sfigato, che autoproduce o che cerca la qualità negli ingredienti, il mercato non è minimamente intaccato, no? Quando invece diventa una presa di consapevolezza di massa, il mercato è obbligato a cambiare perché alla fine il potere ce l'avrebbe in mano il consumatore, ce l'ha di fatto in mano il consumatore, no? Io spero che questa nostra chiacchierata, perché poi è complesso, no? Vedi quanto tempo, ma lo sai meglio di me, quanto ci vuole, quante parole ci Assolutamente. vogliono per spiegare questa cosa, che non va assolutamente d'accordo con, ad esempio, l'informazione mainstream, dove ti danno per parlare 3 minuti, 2 minuti, come fai a spiegare queste cose? È impossibile spiegarle, ci vuole un'ora di chiacchierata per arrivarci, però diciamo, io spero che questi nostri incontri portino tanta consapevolezza da questo punto di vista, perché davvero. Cambiare noi come singoli cambia tutto, obblighi il mercato a cambiare quando attualmente è viceversa, cioè il mercato fa di tutto per obbligare le persone a Sì. comportarsi in un certo modo per sostenere le sue regole e i suoi. Allora vi racconto insieme a Katia rapidamente, appunto, ne abbiamo accennato prima di lasciarci, cos'è questo Pacific Trash Vortex, perché se siete convinti, mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, siete convinti che la plastica, l'utilizzo della plastica sia sostenibile attualmente e che si possa riciclare completamente, quindi non è un problema, allora andate su Wikipedia e cercatevi Pacific Trash Vortex e scoprirete che nell'Oceano Pacifico esiste un'area, in realtà è diluita in varie zone ed è più concentrata in altre zone, ma c'è un'area di plastica, fatta di plastica, immaginatevela come una serie di grandi isole di plastica accumulata che viene ravvicinata con. È un arcipelago di plastica, Esatto, proprio su pane sciolto. tenuto insieme dalle correnti, che si stima vada dai 700.000 km quadrati fino ai 10 milioni di chilometri quadrati di plastica. Allora, se crediamo che davvero attualmente sia possibile sostenere la produzione e il riciclo della plastica, perché esiste tutto questo inferno, no? Ed è perché appunto non ci stiamo dietro, banalmente, ha detto in due parole questa cosa, non riusciamo, produciamo troppo, recicliamo poco e anche se teoricamente funzionerebbe questa cosa, poi dal punto di vista pratico poi ci manca l'educazione, no? Esatto. L'educazione anche proprio personale, perché come dicevi tu all'inizio, molte persone sono ancora abituate a liberarsi della plastica nella maniera più incivile possibile, no? Quindi anche quello contribuisce, ma la cosa che contribuisce principalmente è il fatto che appunto non ci si può stare dietro, il consumo è sempre comunque superiore alla capacità di riciclo. Questo è il motivo per cui si generano questi mostri, no?
che vanno a incidere su tutto l'ecosistema. E quando diciamo che il punto di partenza per cambiare tutto, veramente tutto, ogni cosa, è smettere di consumare, no? Io veramente mi viene male quando mi dicono: ma se non consumi l'economia si ferma, mi viene male. Smettere di consumare cambierebbe ogni cosa, è esattamente per questo motivo, cioè per queste ultime parole che ha detto Katia. Va bene, Katia, senti, io ti ringrazio tantissimo per questa ricetta molto interessante dello shampoo solido. E lasciamo allora, come dicevamo, qua sotto in descrizione un link, magari ad una delle tabelle appunto per comprendere le Sì, proporzioni, e poi una esatto. ricetta semplicissima da applicare. Mi raccomando, con la soda state attenti, seguite le precauzioni, cercate anche in internet ulteriori informazioni sull'utilizzo della soda, su quali precauzioni prendere per agire in totale sicurezza, perché appunto non è come fare, ieri abbiamo registrato con Stefania uno spray multiuso con le arance, fatto con le bucce d'arancia, non è come fare quello, diciamo è un po' più No, pericoloso, la soda è un po' più aggressiva, però diciamo. diciamo niente di, non dobbiamo spaventarci, no? No, assolutamente, assolutamente. Ok, grazie mille allora Katia, e noi ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Grazie a tutti, ciao ragazzi, ciao Francesco, grazie mille.